Una chiusura momentanea di un tratto di strada, come vedete da ordinanza, da questo cartello alle mie spalle che la indica, un tratto di strada piccolo, c'era anche la transenna appunto per chiudere in realtà una decina di metri. I lavori che si stanno effettuando sono quelli di smontaggio della gru al Grand Hotel della Villa Comunale, commercianti questa mattina inferociti perché non aveva senso effettivamente chiudere da qui la strada e non permettere a chi ha attività commerciali comunque ha dei permessi di poter raggiungere la loro attività e anche la loro abitazione in alcuni casi. Un cartello messo, però soltanto stamattina o al massimo ieri sera tardi, dopo la chiusura dei negozi, che annuncia la chiusura di un tratto di corso, ma solo per qualche ora. Lavori per smontare la gru che ha effettuato i lavori di riparazione al Grand Hotel della Villa Comunale, in pieno centro all'Aquila, che tra un mese dovrebbe riaprire i battenti. In realtà, per come erano state installate le segnaletiche per i commercianti di quel tratto, era addirittura impossibile entrare ed uscire dalle loro attività, quando sarebbe bastato chiudere soltanto la parte interessata dai lavori. Anche i lavoratori dell'ASM per la rimozione dei rifiuti hanno fatto dietro front stamattina e poi sono stati richiamati. Lavori necessari, per carità, e che riapra il Grand Hotel è un'ulteriore buona notizia per l'Aquila, ma i commercianti della zona chiedono maggiore attenzione e rispetto e anche comunicazioni un po' più con tempo. Noi chiediamo un po' di rispetto, farci sapere le cose prima di effettuarle, sono tante cose, siamo abbastanza bistrattati da tutti quanti. Ma chiediamo semplicemente un po' più di attenzione nei confronti proprio di quelli che sono i commercianti, le attività commerciali, ma anche dei nostri clienti. Avvisare o mettere un cartello un giorno prima, due giorni prima di una possibile chiusura di una strada, credo che non costi poi tutta questa fatica. In realtà, ci racconta qualcuno, spesso vengono messi dei cartelli e non vengono neanche rimossi, tant'è che la gente pensa che alcuni tratti siano ancora chiusi e così evita la zona. Di affari già se ne fanno pochi, se ci si mette pure la cartellonistica datata, il gioco è veramente fatto. Nessuno, pochissimo proprio, e quei pochi che vengono non hanno nemmeno più la voglia di spendere qualche cosa.